Perdonanza numero 729, il giubileo più antico della storia, iscritto nel patrimonio UNESCO, portato sempre più in alto dalla visita di Papa Francesco, che ha aperto la Porta Santa nella scorsa edizione, una manifestazione che ormai ha varcato i confini regionali per portarsi molto oltre. La perdonanza ormai è un evento con contenuti sempre più importanti, sacro e profano insieme, ma del resto fu proprio Papa Celestino a volere che accanto agli eventi religiosi gli aquilani potessero vivere una vera e propria festa. Sindaco, perdonanza numero 729, ci siamo, una perdonanza che è cresciuta, il riconoscimento UNESCO, la presentazione a Roma, insomma tutti i segnali, la visita del Papa ovviamente l'anno scorso, tutti i segnali che connotano una perdonanza sempre più alta ed è questo che voi volevate fare. Sì, è quello che vogliamo continuare a fare perché questa è una festa importante per la città, ma è una ricorrenza importante per la cristianità. Il messaggio di Celestino V è sempre più attuale e questo dà la cifra della forza di questo Papa Santo che percorre i secoli e ogni anno ci sta a ricordare dell'importanza dei messaggi di pace, di fratellanza e soprattutto di riconciliazione. È un momento centrale naturalmente per la nostra comunità e l'Aquila si prepara ad accogliere tutte le persone che vorranno venire in questa settimana con l'abito della festa migliore che possa indossare. Sindaco, allora nella scelta dei personaggi più importanti del corteo storico ogni anno avete deciso di cambiare. L'anno scorso l'Aquila città accogliente, quindi c'erano dei ricercatori, c'era una ragazza afghana. Quest'anno si è puntato tutto sulla prossima candidatura dell'Aquila capitale della cultura. Sì, è il tema su cui abbiamo voluto concentrare l'attenzione di quest'anno. L'Aquila si candida di nuovo al ruolo di capitale italiana della cultura, questa volta per l'anno 2026, e i tre custodi sono, a nostro modo di vedere, una rappresentazione pratica della capacità dell'Aquila di farsi centro di produzione culturale. Viola Graziosi che ha interpretato Clitennestra, proprio uno spettacolo voluto dal Teatro Stabile dell'Abruzzo, e Carlo e Valentina invece che sono due giovani aquilane, due giovani promesse, due artisti che si sono messi in gioco e che lanciano un messaggio di grande speranza. I giovani possono trovare delle opportunità anche in questa città e liberano il campo da due luoghi comuni: il primo, che i giovani non siano in grado di mandare messaggi profondi; il secondo, che i giovani non trovino possibilità in questa città di crescita. Ovviamente il programma religioso fondamentale e importantissimo, ma anche nel programma artistico si è riusciti a fare tanto e non era facile visti i cartelloni degli anni precedenti. Beh sì, ormai è diventato sempre più complesso immaginare qualcosa di nuovo perché all'Aquila è passato il meglio della capacità artistica nazionale e non soltanto. Comunque credo che ci sia un cartellone di eventi importanti in cui si passa dalla musica pop, intesa proprio come popolare, di Negramaro e di Gianni Morandi, al teatro, alla danza, all'espressione invece della capacità artistica del territorio con l'Aquila suona. C'è stato il prologo con la perdonanza village per i più giovani. Insomma, credo che ci sia un programma che però nasce da un principio, che la festa religiosa è quella centrale e tutto ciò che viene a margine deve essere rispettoso di questo principio cardine. Quest'anno si è voluto impostare il discorso dei figuranti che prenderanno parte al corteo storico della Bolla del 28 agosto, che precede l'apertura della Porta Santa ad opera del cardinale Marcello Semeraro, sul discorso della candidatura dell'Aquila capitale della cultura 2026, e quindi si è scelta un'attrice di origine aquilane come dama della Bolla, una giovane musicista del conservatorio come dama della Croce e come giovin signore un musicista e artista aquilano. Un messaggio forte, quello rivolto ai giovani che in questa città possono trovare ancora delle opportunità. L'anno scorso il tema fu quello dell'accoglienza. Viola Graziosi, dama della Bolla di questa perdonanza numero 729, un grandissimo onore. Lei ha conosciuto l'Aquila grazie insomma alla sua professione, è stata qui di recente. È sicuramente bello poter lanciare un messaggio così profondo ed esserci in un ruolo così importante.
È meraviglioso, io appunto sono venuta all'Aquila per la prima volta con Clitemnestra ed è stato un ruolo importantissimo per la mia vita. Questo è un ruolo ancora più grande perché riguarda veramente una... sento il peso di tutte le donne e anche la meraviglia di tutte le donne, perché è un ruolo che riguarda la cittadinanza, le persone, che è così vicino alle persone. Ed è veramente un grande onore. Oltretutto ho riscoperto delle mie radici aquilane, mia nonna e la mia bisnonna che sono hanno una cappella al cimitero monumentale, per cui tutto torna, c'è un grande gioco della vita e questo evento così spirituale, così profondo, che ci dà tanta speranza, spero che possa irradiare e raggiungere i cuori delle donne e degli uomini, non solo aquilani ma italiani, e anche che arrivi da tutte le parti del mondo. È bello che l'Italia e l'Aquila in particolare lancino un segnale così importante oggi. Sono onorata di poterne rivestire e incarnare la figura della dama, ecco. Insomma, lei è abituata ai palcoscenici, però questo è emozionante. Questo è unico. Spero che di avere anche un po' di parole per poter portare la dama e darle anche voce, che possa arrivare ovunque, che possa toccare i cuori delle persone. Non c'è niente di più bello che un rito come quello che compiremo il 28 e il 29, ma già questo, partecipato dalla città, ecco, così come il teatro è per la città e insieme racconta le storie dei cittadini, uomini e donne, così la perdonanza è un grande segnale. Anche il teatro porta la cura, porta il perdono, e c'è qualcosa che unisce e quindi che mi fa sentire molto partecipe, profondamente partecipe di questo ruolo. Ecco, la Dama della Croce, una croce che si porterà, che poi verrà donata al Cardinale Semeraro che aprirà la Porta Santa, un onore sicuramente per una giovane, ma anche un messaggio che proprio dai giovani parte per questa perdonanza. Certo, sicuramente sento una grande responsabilità, ma la cosa che più mi emoziona sarà camminare con i miei scudieri davanti e le mie damigelle dietro. Mi sentirò a casa. Qui. Si sente un po' il peso di rivestire un ruolo così importante in una manifestazione che per gli aquilani, diciamo, è DNA? Assolutamente, infatti quando mi è stato detto non ho... Ho respirato e ho detto ok, va bene, ci sarò, lo farò per la città. È che portate proprio un messaggio importante, un messaggio di pace, perdono, è anche questo? Sicuramente sì, come ho detto una volta, che tutta la cittadinanza ha la possibilità di entrare e di essere perdonata attraversando quella porta, capisce che siamo effettivamente tutti uguali, tutti abbiamo la possibilità di perdonare e di essere perdonati, quindi dobbiamo solamente avere il coraggio per attraversarla, per affrontare il corteo e anche per stare lì, per capire che non ci sono differenze fra l'uno e l'altro. Io sono come tutti gli altri, non ho niente di più e niente di meno, sono solo lì a rappresentarli, ma potrebbe esserci tranquillamente qualcun altro al mio posto. È bello che dai giovani, no, parta questo messaggio, anche a dimostrare che la vostra generazione è una generazione che ha l'Aquila opportunità, che ci vuole stare. Assolutamente sì, per questo motivo sono assolutamente onorato di svolgere questo ruolo, soprattutto per il fatto che sono stato scelto anche per un merito culturale, e questo appunto dimostra l'amore che questa città offre a chi si prodiga per lei, e quindi ancora una volta percepisco il senso di responsabilità che c'è nello svolgere questo personaggio, in questo ruolo. Volevo ringraziare appunto tutta l'organizzazione, l'altro giorno ho avuto modo di parlare anche con le costumiste, ho potuto notare l'amore che mettono per questo evento e per tutta la perdonanza, quindi voglio fare un ringraziamento speciale a loro e a chi mi ha scelto per questo ruolo. Accanto al messaggio religioso di quella che ormai è la capitale del perdono, c'è il programma laico con gli spettacoli che ormai da anni, grazie al direttore artistico Leonardo De Amicis, seguono una linea precisa. Spettacoli cuciti addosso alla città, come per esempio quello della serata inaugurale dopo l'accensione del tripode, e anche quest'anno grande qualità per grandi e piccini, veder cantare i bambini con Mr. Rain, e poi Piatta Empati con Albano, Paola Turci, Gianni Morandi, Alfa e Negramaro, assieme a tanti altri artisti che il maestro è riuscito ad incastrare in un calendario perfetto.
La perdonanza è un'evoluzione di un progetto, è il sesto anno dal punto di vista artistico, io cerco di essere trasversale, parlare tutte le lingue, quest'anno abbiamo un'apertura molto giovane, trattiamo un tema che è quello della guerra e quindi della pace, cioè passiamo dalla guerra per arrivare alla pace attraverso anche il perdono, che è uno degli argomenti principi della perdonanza, per cui avremo un'apertura non soltanto giovane ma con molti giovani. Negramaro sì, è un progetto che insomma è una cosa che volevo fare già un po' da anni e quest'anno insomma dopo un po' di tentativi e di trattative ci siamo riusciti, loro non fanno molte cose, quest'anno è il loro 20esimo, è piaciuto molto il progetto Perdonanza e loro guardano molto la location, guardano cosa vanno a fare e dove lo fanno, quindi insomma ben consapevoli di dove vengono. Almeno due, l'apertura, la chiusura, anzi tre, anche il gala di danza è una cosa prodotta qui all'Aquila, insomma ci lavoriamo, è un po' più faticoso però è bello perché sono cose inedite, addirittura anche il concerto di Morandi che lui è in tournée, però qui lo ricostruiamo con l'orchestra sinfonica che vedete qui intorno dei conservatori dell'Aquila. Ha suggellato il successo mondiale e il sigillo importante per la perdonanza, è il primo Papa che apre la Porta Santa, quindi insomma un segnale straordinario. Io ho sempre parlato con l'amministrazione, con tutti il comitato, loro ogni anno ne parliamo e ogni anno vediamo se è il caso o se non è il caso. Insomma io l'amore per l'Aquila ce l'ho e se le condizioni ci sono e da tutte e due le parti, perché no insomma.